È un macro progetto, chiamiamolo così, che partirà il 2 agosto con l'Art Festival Jazz Week Summer 2015. È una rassegna di musica jazz che ospiterà artisti nazionali e internazionali, grandi nomi della musica jazz, tra i quali nominiamo solo alcuni, Gigi Telesforo, Mala Walter, insomma abbastanza importanti nel campo. E sarà un evento lancio dell'altro progetto costola dell'Art Festival, che è MACMA, Museo d'Arte Contemporanea Matino. Il MACMA rientra tra i beni architettonici e culturali del SAC, Salento, Sistemi Ambientali e Culturali, Salento di Mare di Pietre. È un progetto in collaborazione con la Regione Puglia e l'Unione Europea, che comprende comuni del territorio delle Serre Salentine. E questo progetto è un progetto di riqualificazione del MACMA. Il Palazzo Marchesale, con annesso il Museo MACMA, rappresenta il vero gioiello della città. Noi riteniamo che ormai venuto meno il discorso del comune o l'ente locale mecenate. Bisogna invece favorire lo sposalizio, se così si può dire, tra enti locali e operatori addetti ai lavori, cioè tra specialisti, in maniera tale che possano valorizzare in senso imprenditoriale, possano far meglio fluire questi beni culturali di quanto possa fare l'ente pubblico. La Regione trova conferma nell'avere finanziato il SAC di una lungimiranza che porta ad una versatilità dell'economia del territorio, mentre i comuni trovano conferma che non è necessario stare sul mare per poter fruire di un turismo presente e significativo. Questo del Palazzo Marchesale di Matino è finanziato attraverso il SAC, ma io dico anche attraverso una parte per delle piccole quote anche dal GAL, dal gruppo d'azione locale Serre Salentine, sia uno dei contenitori fondamentali dell'entroterra salentina nella zona vicino a Gallipoli, per cui chiaramente può rappresentare, al pari degli altri beni culturali e palazzi marchesali che vi sono e insistono in quella zona, sicuramente un attrattore fondamentale.